1° ottobre 2022, ancora in diretta da Piazza Mercato, giornata delle macchine agricole con il signor Carmine Margiotta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la ditta vostra come si chiama? Allora, l'azienda si chiama Margiotta Group ed è un'azienda che nasce per costruire macchinari ed attrezzature utili sia per l'agricoltura che per l'industria forestale. E a questo evento abbiamo partecipato presentando dei prodotti utili per la lavorazione del legno da ardere, particolarmente. E se ci avviciniamo alla macchina ci rendiamo conto di... Prego, di vediamo. Cosa fa questa macchina dietro di voi? Che sembra un ruspino. Questo vabbè, è l'escavatore. L'escavatore diciamo serve per poter ospitare lo spaccalegno idraulico, che sarebbe l'utensile che noi poi costruiamo tutta la parte. Quindi spaccalegno idraulico, e come funziona più o meno? Diciamo, questo spaccalegno idraulico viene utilizzato sfruttando gli innesti rapidi dell'escavatore. Quindi dall'interno della cabina l'operatore può avvicinare la controlama per tagliare la legna poi da ardere in sezioni più piccole. Quindi la prende e la taglia? La prende e la taglia. Diciamo, rispetto agli spaccalegna convenzionali, questo spaccalegna ha la possibilità di essere ospitato all'interno di un banco, quindi può essere utilizzato sia sull'escavatore che anche su un banco da piazzare. Quella è la lama che si sposta. La lama resta fissa e la controlama si spinge in avanti, comprimendo il legno diciamo sul taglio, sul filo di taglio. Senta, come azienda dove vi trovate? L'azienda si trova a Cosenza, precisamente a Saracena, vicino allo svincolo autostradale Sibari Firmo. L'indirizzo? L'indirizzo è Contrada Piana, numero 6, Saracena. Siete su Facebook anche? Siamo su Facebook, la nostra pagina è Margiotta Group, costruzione macchine per l'agricoltura. Inoltre potete seguirci anche sul nostro canale YouTube Margiotta Group. Eccoci qui. Allora, questo rimorchio è un rimorchio particolare, perché oltre ad avere una funzione di ribaltamento è predisposto per poter caricare anche delle macchine operatrici o delle trattrici. Come? Sulla parte anteriore è presente un secondo cilindro che fa sdoppiare lo chassis, permettendo a tutto il canale di inclinarsi fino a raggiungere il pavimento. Ah, proprio, sì, la sua terra, sì. In modo che l'escavatore può essere caricato senza utilizzare delle rampe, che spesso possono... Come mai si piega così? Ma si può piegare in vari modi? Si piega sia lateralmente che posteriormente. Ah, quindi per la legna. In questo caso cosa si scaricherebbe così, girato in questa posizione? Ma guarda, in questa posizione sostanzialmente non possiamo far nulla. Sono state sfilate entrambi i cilindri per far vedere quali sono i movimenti possibili da certo, fare. Certo. Che quanti metri è più o meno questo? Questa macchina è 4 metri per 2,20 metri. E come carico? Come carico ha una portata omologata di 60 quintali e una portata potenziale che va oltre i 100 quintali. Sono macchine che hanno 10 anni di garanzia e hanno dei particolari tecnici che permettono agli operatori di poterle sfruttare in modo intenso durante il periodo lavorativo. Ad esempio, qui abbiamo una lama raschia sassi che va a rimuovere nell'intercapete delle ruote gemellate eventuali sassi che potrebbero restare incastrati. Sì. Questa è la lama verde qui. La frenatura idraulica è predisposta con due cilindri, un cilindro per ogni ganasce, per ogni gruppo frenante. Il cilindro idraulico di ribaltamento ha la culla in ghisa, ognuno degli angoli è sempre rimborsato, vedete, ci sono dei fazzoletti di rimborso che vanno ad evitare le partenze delle lesioni che possono crearsi. Senta, invece questi cosa sono? Questi qua. Vabbè, queste sono delle chiocciole che servono per... Ah, per entrare... Certo, di ribaltamento. E quella invece, quella... Sono dei piccoli argani. Argani. Parte anteriore che servono per tendere le funi, le cinghie che vanno ad ancorare poi il carico. Pubblicizziamo ancora, costruzione macchine, vedete, margiottagroup.com. È davvero bella. Questa invece cos'è? Questo è il piede di appoggio
a differenza degli altri costruttori, noi utilizziamo un piede di appoggio con riduttore. Inoltre abbiamo un chiavistello nella parte bassa che evita di dover esercitare molti giri sulla manovella. Quindi che succede? Si sfila il piattello, si reinserisce il perno e basta fare soltanto due giri per sollevare l'occhione dalla tira. Insomma, ma la tecnologia ci lascia sempre senza parole. Certo, certo. Senta, cosa ne pensa di questa giornata qui a Serra, in Piazza Mercato? Guarda, siamo rimasti sorpresi dall'organizzazione perché è davvero minuziosa e poi ci troviamo comunque in un territorio molto importante dal punto di vista della forestazione. Abbiamo ricevuto un'ottima ospitalità da parte degli organizzatori e comunque di tutti quanti i colleghi. E niente. Va bene, senta, per coloro che non conoscono la Calabria, vorreste invitarli qua, no? Magari da Milano, dal nord Italia, che messaggio vuole dare? Niente, questa terra è una terra che va vissuta per poter essere giudicata e vi assicuro che rispetto a tutti gli ideali che si sono creati negli ultimi 50 anni ci sono molte sorprese in positivo da poter in qualche modo e vivere sulla propria pelle. Quindi non vi resta altro che venirci a trovare per capire quali sono le emozioni che ci conserva questa terra. Grazie e buon proseguo. Grazie a voi.